spietato, ambizioso e pragmatico. Cavour era un grande uomo d'affari, talmente bravo che diventò l'uomo più ricco del Piemonte e ministro dell'economia. Ma a Cavour questo non bastava e con qualche sotterfugio tolse dai giochi il premier Massimo D'Azeglio sottraendogli l'incarico. Da primo ministro Cavour modernizzò il Piemonte, in particolare con le ferrovie, ma allo stesso tempo indebitò pesantemente il paese. Da sempre sostenitore dell'Italia Unita, capì che per arrivarci era indispensabile un aiuto dall'estero. Perciò decise di partecipare alla guerra di Crimea tra la Russia e il resto d'Europa, con l'obiettivo di sedersi al tavolo dei negoziati e di farsi notare. La guerra fu vinta e Cavour si fece amico il francese Luigi Napoleone, che nel frattempo era diventato l'imperatore Napoleone III.